Oggi la conferenza di oggi è sulle modalità di raccolta fondi, quindi ripartendo sempre dal nostro schema del punto della situazione con sostanzialmente le varie passaggi e tappe della pianificazione, ci troviamo sostanzialmente qua, strumenti della raccolta fondi, e quindi vedremo in particolare come organizzare tutti i vari strumenti della raccolta fondi. Quindi la scorsa conferenza era sui pubblici di riferimento, quindi l'analisi dei potenziali donatori, delle relazioni, e continueremo domani, concluderemo il tema con la simulazione di domani per mettere sempre più a fuoco il nostro target, quindi a chi stiamo parlando, che è il punto di partenza, perché mettere il donatore al centro, no? Spostare il focus dalla risorsa, dal dono alla persona, quindi la conoscenza della persona, delle sue aspettative, motivazioni, caratteristiche, è il nostro punto di partenza. L'altro passaggio, e vediamo oggi un po' le caratteristiche, perché siamo appunto nelle fasi conclusive, quindi dei passaggi tecnici che servono per organizzare una campagna, un'iniziativa di raccolta fondi. Diciamo che con le ultime elezioni di luglio avete avuto la panoramica complessiva della pianificazione di una campagna di raccolta fondi. Dopo agosto con settembre inizieranno i vari focus sugli strumenti della raccolta fondi, però diciamo che il quadro d'insieme con oggi e con le relative due simulazioni ve lo portate a casa, e questo anche in ottica di pianificazione, fase di pianificazione del calendario. Non era stato fatto proprio a caso, cioè abbiamo fatto il possibile per cercare di, entro l'estate, non sentite bene il fischio? E cercare entro l'estate di darvi quantomeno la panoramica, che non vuol dire che non venga ripresa, che non vuol dire che non se ne parla più, anzi è proprio la panoramica che vi potete riprendere sia con i vostri tutor dedicati durante la fase di vostra pianificazione personale, cioè per la vostra realtà, per la vostra organizzazione, sia anche poi nelle altre fasi delle altre lezioni dopo l'estate, soprattutto quelle che trovate sul calendario, come indicate, confronti sulla campagna. Quando vedete la lezione confronto sulla campagna, quelli saranno ulteriori momenti dedicati appunto al fare fundraising, alla parte più tecnica. Fatta questa premessa iniziale, passiamo in rassegna quindi il tema delle due ore di oggi, che sono i vari strumenti di raccolta fondi, perché appunto definito le persone a cui ci rivolgiamo, no, quello che abbiamo sempre detto e avete visto anche nel giusto per serie, di individuare lo strumento giusto, la proposta giusta per la persona giusta. No? Quindi differenziare anche gli strumenti a seconda dell'interlocutore. Quindi vediamo un po' quali sono i vari strumenti oggi e soprattutto qual è la tecnica per organizzarli, che è poi la tabella dei range. Gli strumenti di raccolta fondi possono essere raggruppati e organizzati in diversi modi. Questa è una modalità che abbiamo impostato noi proprio anche per le piccole, anche partendo da piccole e medie organizzazioni del territorio che iniziano anche a muovere i primi passi in strutturato di fundraising. E quindi abbiamo individuato il tema attivare persone per il fundraising, quindi non la richiesta diretta, ma anzi, cioè non solo, ma proprio il fatti portatore, fatti ambasciatore del nostro progetto, delle nostre potenziali richieste di donazione, quindi del nostro altri valori, in causa, un motivo, nei confronti delle tue cerchie relazionali, nei confronti delle tue persone. Quindi il famoso, no, mettici la faccia, attiva le tue relazioni, attiva la tua comunità, le tue cerchie relazionali a favore di questo progetto comune condiviso che abbiamo. Quindi l'espressione, anche se volete, massima, no, del transfer di fiducia e della relazione tra l'organizzazione e una persona, no? Che proprio non solo dedica tempo, ma ci metti la faccia, ci metti i tuoi contatti, spenditi, il significato è spenditi per me. Parlare di fundraising è tutto ciò che c'è dietro al contatto diretto, al colloquio uno a uno. Scrivere di fundraising, che va proprio dalla breve comunicazione al mailing, il mailing strutturato, quindi vedremo
nello specifico e organizzare eventi per la raccolta fondi, che sono di solito lo strumento che utilizzate di più, che vi richiede un sacco di energie e che probabilmente lascia anche dei punti di domanda su quanto effettivamente avete raccolto, perché spesso pensate di fare degli eventi di raccolta fondi, ma in realtà sono più quello che spendete che quello che raccogliete. Quindi tutto bene nella vita, si può fare tutto, l'ho sempre detto, però è importante avere bene in mente di chiamare le cose col proprio nome e farle a seconda di quello che c'è bisogno di fare. Quindi se vogliamo fare un evento di promozione, visibilità, raccolta contatti, a volte spesso gli eventi sono sempre anche più efficaci per entrare in contatto con delle persone, per comunicare, per dare dei momenti di apertura di massa anche in termini emozionali, di progetto, di valore, di lancio, di presentazione, però poi alla fine, se soprattutto se non sono ben organizzati sistematicamente, non è lo strumento più adatto per la raccolta fondi, anche perché non si è proprio impostato con rigore, pianificazione, tutto orientato alla raccolta fondi. È comunque insomma un'opzione che va utilizzata e va pianificata come tutte le altre e con delle caratteristiche ben precise. L'altro, qua vedete tutta la lista, passerò velocemente gli strumenti, perché queste comunque sono slide, sono tante slide molto ampie che potete anche leggere e rivedere a casa, che si integrano con le letture, i libri e tutte le parti di studio che vi daremo indicate, per arrivare alla parte più tecnica di concetto di logica, che è la tabella dei range. Quindi insomma mi soffermerò sui concetti andando veloce, non entro nel singolo strumento, insomma se avete delle domande in futuro siamo sempre qua, però è tutta una parte che vi potete leggere, non c'è, quindi insomma leggere, guardare, approfondire, eccetera. È importante che insieme ragioniamo del concetto e della pratica che vedremo che è la tabella dei range. L'altra considerazione generica sulla scelta di uno strumento è appunto che per scegliere questo, cioè che è poi la sfida, la difficoltà del scegliere gli strumenti di raccolta fondi, in generale gli strumenti sono 33, in tutto, proprio prendendoli tutti, mediamente le organizzazioni ne utilizzano 10, 12, non di più, ma soprattutto la logica è che si cerchi di differenziare il più possibile a seconda dell'interlocutore. Quindi partire il ragionamento da che obiettivo voglio raggiungere, a chi sto parlando e qual è il tipo di relazione, perché non esiste la formula standard, la ricetta uguale per tutti, ma ogni organizzazione deve trovare anche di anno in anno, quindi parliamo di un ambito di dinamicità, di anno in anno la sua integrazione, il suo mix, la sua giusta formula di strumenti per le persone a cui sta parlando, no? Quindi vedete che proprio anche tutto il lavoro della mappatura delle relazioni che avete iniziato a fare ha il suo proseguo, no? Naturale di pianificazione di ragionamento, quindi a seconda delle tipologie di persona, come la trovo, secondo che modalità la qualifico, cioè che informazioni ho di lui, lei, che tipo di aspettative ho di fronte rispetto al dono e la mia causa di questa persona, dopo abbino anche attraverso quale o quali strumenti con la contatto e entro in contatto, in relazione e quindi come sollecito la donazione. C'è diciamo due indicazioni univoche, sono sicuramente che ci sono degli strumenti più freddi e più di massa che seguono quindi una relazione di tipo freddo, cioè conosco poco il mio contatto o è una comunicazione, un contatto uno a molti e quindi avrò degli strumenti sostanzialmente di mass marketing o comunque di punto di massa uno a molti, e li vedete scritti su, e man mano che vado verso la punta della piramide la mia relazione si fa più calda, quindi lo strumento più personalizzato fino a tendere al contatto faccia a faccia uno a uno, che è il contatto diretto, in colloquio, quello più caldo.
Quindi l'altro aspetto appunto è la differenziazione e diversi canali. È anche possibile, questa è sempre parte della sfida della pianificazione, che un gruppo di donatori di contatti nell'arco dell'anno li contatti più volte e attraverso strumenti diversi. Quindi a maggior ragione dopo un'analisi attenta del contatto, della persona, della relazione, una definizione di uno o più strumenti, con una pianificazione di tutti gli strumenti, di tutti i contatti insieme, per capire appunto quanto rispetto all'obiettivo che mi sono dato, di quanto tempo, quante volte contatto queste persone o ho necessità di contattare queste persone per coltivare la relazione. Iniziamo un po' la panoramica degli strumenti, con quindi quelli più ampi, scrivere per il fundraising con un contatto di uno a molti. Non ci sono strumenti migliori di altri, tutti gli strumenti hanno i loro pro e contro, quindi anche un po' l'analisi dei diversi strumenti fatta un po' per vantaggi e svantaggi. Questo sempre ancora una volta perché voi cerchiate di sviluppare il vostro pensiero critico, cioè l'idea è che acquisiate le informazioni, le nozioni necessarie e sappiate sulle tecniche, sui principi e sugli strumenti e riusciate a farne buon uso rispetto al contesto in cui operate. Quindi proprio in questo senso un occhio critico nel cercare di capire pro, contro, cosa serve, cosa fa, per poi poterlo riutilizzare a seconda del vostro specifico contesto di appartenenza. Per mailing si intende le lettere cartacee che hanno solitamente abbinato il bollettino per conto corrente postale. Sapete, avete visto la volta scorsa che è il secondo strumento più apprezzato dagli italiani in termini di donazione, contatto diretto, cash, lo scambio, il contatto attraverso banchetti, campagne di piaccio, fonte di ingaggio e il bollettino postale. Quindi mailing, comunicazione uno a molti, lettera, cartacea con bollettino postale, ha i suoi pro e i suoi contro che vi guarderete, qua vedete un po' gli esempi, come viene utilizzato, eccetera. È sicuramente uno strumento piuttosto costoso, prevede delle anagrafe complete, indirizzo chiaramente, però è uno strumento anche molto efficace in termini di richiesta di donazione. Se volete degli esempi di mailing, ci sono anche di diverse, o comunque lettere, ringraziamenti, comunicazioni in termini proprio di lettere per le vostre organizzazioni, questo sito è utile per trovare degli esempi. Sempre nell'ambito di scrivere per il fundraising e uno a molti, il volantini brochure. Comunicazione molto meno personalizzata del mailing, siamo molto più sul istituzionale, pubblico, di proprio presentazione, che solitamente comunque vengono anche in termini di, una volta che si iniziano i percorsi di fundraising, anche rivisti in luce proprio di una nuova ottica lettura rispetto a questo nuovo pezzo del dono che è stato portato all'interno delle organizzazioni. Quindi vengono spesso riallineate, fatte, aggiornate, modificate, perché appunto il fundraising concepito come strumento per promuovere il dono porta proprio a rileggere l'associazione in un'ottica nuova, più orientata al donatore, non solo ai beneficiari finali e alle risorse che servono per rispondere ai loro bisogni, ma più anche in ottica di un'attenzione particolare al donatore e come cosa può fare per i beneficiari, anche quando si tratta di non richieste specifiche, ma materiali istituzionali come una brochure o un volantino. Comunicazione sempre di massa, il sito web, che chiaramente anche qui con il fundraising ha le sue aggiornamenti, verifiche,
e innovazioni da fare, perché diventa proprio un vero e proprio strumento di raccolta fondi, no? Quindi non esaustivo, non a sé stante, che deve essere completato, integrato da altri strumenti, perché i donatori ci devono arrivare al sito, non è che fa sempre parte di un pezzo della cura, della relazione, di tutto quel lavoro che ci sta dietro tra la relazione tra voi e il donatore per cercare di appunto rispondere a un suo desiderio di mettersi in collegamento con voi e con le persone che raggiungete. Però è uno di quegli strumenti appunto che devono esserci, non solo come presentazione autoreferenziale, proprio diventa anche uno strumento di interazione. Sul tema delle relazioni e canali di apertura, appunto, anche qua vedete come diversi canali, diversi strumenti abbiano funzioni diverse rispetto alla relazione, alla tipologia di relazione che si può costruire con il proprio donatore. Quindi se la relazione è più calda, il contatto sarà più ravvicinato, e vedete strumenti diversi come quello del contatto personale piuttosto che il telefono. A metà ci sono tutti quelli che sono gli strumenti di comunicazione, lettera, email, il periodico piuttosto che l'SMS, e assolutamente divulgativi di apertura gli strumenti online. Spesso mi chiedono: ma come nuovi, poi avete già fatto anche una lezione sui social media eccetera, quindi avete già avuto diverse informazioni sul fatto che sia uno strumento di fundraising. Spesso mi chiedono: ma posso raccogliere Facebook, che ruolo hanno i social media oggi nella raccolta fondi? Hanno sicuramente un ruolo, è importante, ma non di stretta diretta raccolta fondi, sono dei canali di condivisione, di relazione, di apertura, sono forum, sono spazi dove create, iniziate a costruire il ponte relazionale tra voi e il vostro donatore. Quindi è un pezzettino, è un tassello dove iniziate a entrare in relazione e comunicazione, quindi alimentare questa relazione di fiducia col vostro donatore. Però non è uno strumento per una relazione appunto uno a molti, una relazione sostanzialmente fredda, perché a meno che non fate proprio delle attività specifiche di acquisizione contatti dai social media, non avete neanche le anagrafiche delle persone che sono presenti sui social, sulla vostra pagina, e quindi insomma è assolutamente un primo contatto molto generico, distanziato, che però è funzionale, quindi comunque ha la sua importanza, utilità e ricaduta, funzionale a costruire, a mettere un tassello nella costruzione della relazione di fiducia col vostro donatore, perché appunto cioè, è per costruire relazioni di rottura del tempo, e non è la pretesa del qui ora ci siamo incontrati dona e subito, ma è proprio un lavoro di continuità, costanza, sistematicità e di continua interazione, chiaramente insomma in un'ottica anche di piano più ampio in termini di risorse, costi e benefici di attività. Questa è un'immagine per mostrare come sono cambiati i tempi, quindi il ruolo della tecnologia e quindi dell'aspetto più sociale e dell'online sostanzialmente nella nostra comunicazione e relazioni, e quindi quanto importante appunto sia aprirsi anche al digital, cioè al digitale, all'online. Ripeto che non è una, se volete, direttamente, non oggi, ma probabilmente coltivando appunto anche le persone, le community oggi sul digitale, ci ritroveremo poi probabilmente con i donatori domani, perché è un canale che è destinato ad ampliarsi, perché i giovani di oggi hanno, insomma, sono poi anche futuri donatori di domani, però ad oggi è un tema anche di estremamente importante di presenza e di presenza di apertura, di diffusione della propria
dei propri valori, della propria interazione con il proprio pubblico, ma non di richiesta e raccolta sostanzialmente diretta a mano dei social. Poi dopo, invece, procedendo sugli strumenti sempre online, possono essere donatori che preferiscono, anche se sono in misura minore, che prediligono pagamenti invece, pagamenti, donazioni online, quindi fa la possibilità di utilizzare lo strumento del mailing, che è l'equivalente del mailing cartaceo, però tramite i media, e qui a questo punto, al di là della struttura, del testo, della comunicazione che deve essere realizzata, chiaramente deve poi accompagnarsi a un canale di donazione che è quello online del PayPal e quindi sito web o landing page del mio socco. E qua c'è un po' tutto un discorso sui social media, quali sono, che funzioni hanno, la pagina Facebook per le organizzazioni, ma le avete viste, Twitter, che caratteristiche fa, che ha, che cosa fa, e un po' di dati su YouTube, che appunto che utilità ha, che funzioni ha, vedete un po', esatto, anche il tema del rendicontare. Non solo, io prima facevo riferimenti, esempi in termini di avvio della relazione, no? del primo contatto, della creazione dell'interesse, del coinvolgimento, ma sono anche strumenti utilissimi e fondamentali per la rendicontazione, la cura e il mantenimento della relazione nel tempo, quindi anche come forma di, nel tempo, appunto, aggiornamento, condivisione, soprattutto legati al video, all'immagine, al visual, che sappiamo essere potentissimi dal punto di vista emozionale, relazionale, quindi la possibilità proprio attraverso anche il digital e le nuove tecnologie di entrare sempre più in una relazione, in sintonia e fidelizzare quindi la relazione con il nostro donatore, non solo quindi in una fase iniziale ma anche in itinere e nel tempo come forma appunto anche di condivisione dei risultati raggiunti grazie alla lavoro insieme, quindi all'interazione, alla donazione che è stata fatta dal donatore. Qui ancora qualche indicazione sull'utilizzo, sul perché dell'utilizzare i social network per questo ambito, e due parole sul crowdfunding. Chiaramente crowdfunding adesso è abbastanza conosciuto, l'origine in sé è della parola da crowdfunding, raccolta dal basso, dalla massa, quindi originariamente nasce come raccolte una raccolta di tante piccole donazioni, solo poi in itinere solo adesso è stato abbinato alla piattaforma digitale di raccolta, però diciamo che questa è un'informazione così di base, di carattere generale, crowdfunding è proprio un sistema di raccolta di molte piccole donazioni da tanti donatori. Solo poi appunto col tempo è stato abbinato e sono nate ormai sono più di un centinaio le piattaforme di crowdfunding in Italia, nate proprio delle piattaforme dedicate a attivare queste piccole donazioni da molti donatori su un progetto di un'organizzazione non profit. Sul crowdfunding, qua ce ne sono un esempio nel libro Raccolta fondi welfare di prossimità, trovate molti più esempi, trovate anche le differenti caratteristiche delle piattaforme, perché appunto non sono tutte uguali. Oggi tra l'altro avete visto tanto valore che è un concetto completamente diverso, però rientra un po' nelle piattaforme di condivisione e coinvolgimento delle donazioni, le altre insomma sono più orientate alla raccolta di donazioni singole, hanno diverse caratteristiche dalla dona a quel progetto e non c'è sistema di ricompensa, alcune hanno sistema di reward e di ricompensa,
c'è chi se dai un obiettivo specifico e non lo raggiungi, restituisci le donazioni. Ci sono piattaforme che invece, indipendentemente dall'obiettivo raggiunto, anche se non raggiungi l'obiettivo che avevi dichiarato, ti permettono di procedere comunque rispetto alla raccolta che hai fatto. Insomma, ci sono diverse caratteristiche. Solitamente quando noi ragioniamo di quale piattaforma di crowdfunding scegliere, guardiamo qual è la percentuale di costi che si trattiene, se ci lascia le anagrafiche, che tipo di accompagnamento ci dà in termini di sviluppo dell'iniziativa della campagna, se ci dà un po' di formazione, se sostegno, di assistenza, indicazioni, in che misura, perché anche questo è un elemento distintivo che funziona in diverse piattaforme, e che tipo di progetti, che tipo di visibilità ha come piattaforma, e che tipo anche di sistemi di meccanica, perché alcuni proprio ti danno dei vincoli come all or nothing, ovvero se non raggiungi l'obiettivo può essere anche buona, per esempio uno cosa vuole fare, non restituisce le donazioni, oppure anche proprio ti obbliga a un sistema di reward, eccetera, eccetera. Quindi anche un'analisi dei vincoli specifici che la singola piattaforma dà. Questo giusto 5 punti di senso per orientarsi all'interno del mondo delle piattaforme dei crowdfunding. L'altro concetto importante è che non basta avere un buon progetto e metterlo sulla piattaforma, anche fosse la migliore e ponderata possibile, ma come tutti gli strumenti di fundraising richiede una sistematicità e un investimento nell'attivazione dei contatti, della relazione, del portare le persone a donare. Quindi spesso ho sentito un po' nominare il crowdfunding come l'ultima ritrovato fantastico per la raccolta fondi, in realtà c'è sempre un tema di cura delle relazioni offline, che quindi di coltivare le proprie persone, le relazioni con le proprie persone, che se non c'è quello anche lo strumento del crowdfunding non decolla. Quindi attenzione sempre un po' al è uno strumento ottimo per rafforzare tutta una serie di elementi, di applicazioni, di punti di forza di un'organizzazione, però in quanto tale rimane comunque uno strumento che deve avere intorno tutta una serie di altri elementi e condizioni che lo facciano funzionare. L'SMS solidale è un altro, ovvero lo conoscete tutti, si gioca sull'urgenza, sul numero standard, a 5 cifre, che deve essere promosso e comunicato. Di solito si attiva parecchio in situazioni di appunto emergenza, calamità naturale, terremoti, alluvioni, typhoon, eccetera, eccetera. E ha la caratteristica sicuramente di convogliare e far cogliare piccole donazioni da molti donatori, che si tratta di una donazione da 1-2 euro, 1-2 euro di donazione, che appunto si gioca su un messaggio sul dona ora, domani sarà troppo tardi, che però richiede un grossissimo investimento nella comunicazione e diffusione appunto del numero, e che non ad oggi in quanto tale non ti lascia le anagrafiche dei tuoi contatti, cioè le persone che hanno donato, che quindi non erano tuoi contatti ma entrano in relazione con te attraverso la donazione, non possiamo avere direttamente dal messaggio il contatto. Quindi la maggior parte delle organizzazioni che ultimamente lo utilizza cosa fa? In risposta al messaggio di donazione ci aggiunge un pezzo, perché c'è la legge sulla privacy, veramente le compagnie telefoniche che abbiamo qua in Italia, perché per esempio in Spagna invece è diverso, dal momento che uno dona si può prendere anche il contatto, ha ricevuto il contatto, in Italia no,
Quindi le organizzazioni per non sprecare, cioè questo primo donazione, questo primo contatto, abbinano al messaggio di donazione un messaggio di risposta in cui si ringrazia il donatore e lo si rimanda a un link del sito dove appunto a volte anche in cambio di un piccolo gadget ti viene richiesto di compilare il form per raccogliere i dati. Ad esempio Antoniano, un Onlus, che è l'ultimo cui ho partecipato, ma anche Giovanni Paolo XXIII, andavi sul link, ti arrivava il messaggio, andavi sul link, compilavi il form e in cambio ti mandavano l'MP3 con i 5 canti di Natale e dello zecchino d'oro, esempio. E quindi insomma le persone, anche se non già hanno contatto fidelizzate, avevano l'opportunità di lasciare il contatto, di andare insomma oltre il primo SMS. Dopo quel contatto poi l'organizzazione appunto pianifica un altro passaggio, no, per richiedere. È un po' la logica, sempre tutti i pezzettini ritornano, del prima donazione, rinnovo, aumenta la piramide, la ricordate? Quindi primo contatto, un 2 euro, ricreo un'opportunità di un'ulteriore richiesta, coinvolgimento con un altro strumento. Quindi vedete, situazione specifica, stesso donatore, altro anche strumento o contatto comune. Passiamo ora al mondo del contatto diretto, quindi quello più caldo, quello dove ci deve essere già una appunto relazione più approfondita, e il primo è il ambasciatori personal fundraiser. Quindi, come già anche un po' anticipavamo all'inizio, questo strumento è il non solo partecipa, dona il tuo tempo per noi, ma aggiungi un pezzo, fatti portatore, fatti ambasciatore della nostra causa, del nostro progetto, e attiva le tue cerchie relazionali a favore, quindi fai raccolta fondi sui tuoi contatti, sulle tue relazioni, a favore della nostra organizzazione. Quindi doppio donatore e doppia sfida per il fundraiser, perché non è più solo raccolta di un donatore, ma è raccolta di un donatore, trasmettergli il fare il fundraising, no? Doppio, insomma, quindi passaggio del raccolta del dono, ma anche poi dopo a tua volta rilancia, insomma, raccogli altre donazioni. E questo implica appunto questo doppio passaggio, che anche qui non può essere lasciato al caso, ma deve essere stimolato, pianificato e strutturato, come appunto tutti gli altri strumenti del fundraising. Anche qui chiaramente è un po', secondo me, poi io sono assolutamente di parte, perché un po' la mia specializzazione è quella, il tema del people raising, dei volontari per il fundraising. È un po', cioè, prima di tutto ci sono le persone, quindi il fatto di creare anche degli ambasciatori e coinvolgere prima le persone sull'attività e coinvolgersi di più, addirittura facendosi promotori e fundraiser a loro volta, è proprio, secondo me, trasversale a un po' tantissime attività del fundraiser all'interno dell'organizzazione, perché si tratta proprio di provare a coinvolgere persone diverse con abilità, caratteristiche, interessi e punti di vista differenti su un progetto comune o condiviso. Quindi c'è anche tutto un tema di proprio lettura delle persone, che è trasversale a un po' tutte le attività di fundraising. In questo specifico caso è appunto la capacità di cercare di individuare persone che possano essere interessate e disponibili ad attivarsi come ambasciatori, ma che abbiano proprio anche le caratteristiche e la volontà di donarsi rispetto al fundraising, rispetto alla raccolta fondi,
che non è automatico e non è nemmeno detto, insomma ci sono appunto sempre nella logica delle persone diverse, motivazioni diverse, persone che preferirebbero o preferiscono donare denaro e non attivarsi in termini di ambasciatori. Ci sono persone che donano per prime, perché ci credono, perché motivate, perché vogliono donare, e siccome hanno fatto questa esperienza del dono, dopo ci tengono a trasmetterla e farlo fare a loro volta ad altri, sicuramente fare l'esperienza in prima persona, cioè è ambasciatore chi ha donato sul primo tempo, però non è neanche questo. L'esempio che ho messo è quello di Rete del Dono, non a caso, perché per due motivi. Uno, perché Rete del Dono è una piattaforma che ad oggi funziona molto molto bene, è una piattaforma di crowdfunding e lavora proprio su questo concetto di personal fundraising in modo molto più profondo, accompagna le organizzazioni nell'attivazione delle proprie cerchie, dei propri personal fundraiser, quindi che ciascun personal fundraiser attivi la propria cerchia relazionale, le proprie community, e segue proprio passo a passo le organizzazioni nell'attivazione dei propri personal fundraiser. E poi anche perché la fondatrice sarà in aula a ottobre per voi e farà appunto la conferenza sul personal fundraising. Quindi qua doppio tema, quindi ambasciatori, persone dedicate al diventare i promotori del dono, ambasciatori, volontari per il fundraising e proprio la tecnica del personal fundraising, quindi dell'attivare le proprie cerchie relazionali a favore del progetto dell'associazione. Colloquio diretto uno a uno, estremamente efficace, chiaramente per una relazione calda, quindi anche per pianificazione di una donazione grande, e ha le sue caratteristiche, e deve presupporre sicuramente una relazione molto calda, molto diretta. E qua trovate un po' di informazioni sulle tecniche, sulle caratteristiche appunto del colloquio, del che cosa serve e perché scegliere il colloquio piuttosto che altri strumenti. Faccia a faccia sempre stesso tema, e trovate un po' di informazioni anche qua, e tipo anche il tema del spesso si va ai colloqui, è utile, fondamentale andare preparati, questo sicuramente, e avere più informazioni possibili su chi incontreremo, sul proprio donatore, e soprattutto spesso cioè, è utile e capita e anche insomma, capire un po' di modo utilizzarlo, non è banale, ma arrivare con del materiale specifico, personalizzato, realizzato ad hoc sia per il tipo di progetto che stiamo andando a raccontare che per l'interlocutore che abbiamo davanti. Quindi un po' qua di indicazioni anche su come preparare il materiale da portare al colloquio e quindi come curare anche questo aspetto che è fondamentale per l'interazione diretta. Un po' una scaletta dei contenuti che ci devono essere e come può essere impostata una presentazione appunto di una richiesta di donazione. Tema degli eventi per la raccolta fondi, qua vedete alcuni esempi, i più utilizzati, più comuni, più diffusi. Ripeto, lo strumento dell'evento è quello appunto più utilizzato, sicuramente più diffuso, che di primo acchito sembra più agile, più facile, però rispetto all'obiettivo della raccolta fondi non necessariamente, se non appunto viene ben studiato e definito affinché sia proprio di raccolta fondi, tende a essere ad alto, molto costoso.
quindi ha un alto tasso di coinvolgimento emotivo, si entra in contatto, anche qui c'è un'interazione diretta, vis-à-vis, informale, permette, se ci sono degli spazi fisici, di far entrare le persone in contatto con la realtà delle organizzazioni, cioè un sacco di caratteristiche, di pro, di apertura e contatto diretto tra organizzazioni e donatori, però sicuramente è estremamente costoso. Quindi affinché sia orientato alla raccolta fondi, abbiamo uno specifico obiettivo di raccolta, deve anche essere organizzato con rigore. Dopodiché possono anche esserci altri, cioè l'evento può avere tanti altri anche obiettivi che prevedono poi la loro pianificazione. Su questo avrete come? E avrete anche qui un modulo di scatto. Mangio anche le parole, no? Tutta roba, ancora siamo ancora sul facile qua, sulla dettaglistica di strumenti, cioè la parte giuisti di succo deve ancora arrivare, è la parte che arriva dopo, per quella sto andando veloce, perché voglio prendere un po' più tempo per spiegarvi la tecnica che ci sta dietro alla tabella di range che organizza gli strumenti, perché gli strumenti davvero, cioè, non si finisce neanche mai di impararli, di studiarli, cioè se ce ne sono di ogni, si prendono dall'estero, si copiano, si portano, si copiano dal vicino, si guarda, si smanetta, si crea, cioè quella è tutta veramente, cioè è importante avere uno scheletro, una mappatura di base, però su questo c'è cioè, veramente tanto da leggere, tanto anche da imparare, dopo anche anni di esperienza, quindi proprio giusto una carrellata che è importante comunque avere, perché ad oggi ancora magari non avete ben in mente qual è adesso lo strumento con cui sollecito le diverse persone, quindi comunque è importante vedere quali sono gli strumenti, cioè il pezzettino finale, però anche il come si organizzano fra loro. Altro tema, sempre sugli eventi, come può essere organizzato, quindi diversi obiettivi, ve li ritrovate, anche ringraziare, spesso il tipico evento del ringraziamento, la giornata Community Day, giornata di ringraziamento per le aziende, l'Open Day, vedete anche qui molto più di visibilità, di interazione, di cura della relazione, piuttosto che o perché è in acquisizione, parte iniziale della relazione, perché in itinere è un strumento molto più utile, adatto e flessibile per questo tipo di interazione. Telemarketing, contatto telefonico, telemarketing proprio tecnica di chiamata e richiesta di donazione al telefono, e può essere a freddo, molto duro, oppure viene utilizzato di solito per fare conversioni, risveglio di donatori dormienti, conversioni di donatori regolari, cioè in donatori che hanno fatto più donazioni, farli passare a una donazione regolare mensile, per far firmare l'ex read, quello che adesso è SEPA, quindi la donazione mensile, non so se vi è mai capitato, che mi chiamassero. E poi quindi strutturato perché con me strumento dedicato, spesso viene, serve un grande budget, viene spesso anche realizzato in outsourcing con agenzie che fanno questo, è un po' più uno strumento per grandi organizzazioni, quindi l'abbiamo abbinato al contatto telefonico, cioè il telefono come strumento di recall dopo un incontro. Solitamente immaginate incontro con l'azienda, incontro con un privato, oppure con il gruppo o preparatorio. Quindi anche il telefono come possibile strumento di interazione se
sempre nell'apertura della relazione acquisizione o rilancio fidelizzazione poi. Qua ci sono le campagne specifiche sui quali poi anche qui ci saranno verso la fine del corso gli approfondimenti monografici, i lasciti, quindi tutto il tema del testamento solidale e la possibilità quindi di inserire all'interno del testamento una donazione a una non profit. Questo è un grande mercato, è un privato, l'abbiamo visto anche dai dati della settimana scorsa, è tutta una ricchezza, un patrimonio che via via sarà sempre più disponibile e da sollecitare, quindi l'importanza di iniziare a creare sensibilizzazione, strumenti di cultura rispetto anche al tema del lascito a favore di un'organizzazione non profit. Per Ordini anche qui avrete una giornata dedicata ad hoc, è uno strumento per le aziende sostanzialmente ed è la possibilità di donare attraverso la busta paga un'ora o una donazione libera trattenuta mensilmente dallo stipendio. E questo ha tutta una serie, appunto, una raccolta fondi rivolta ai dipendenti di aziende pubbliche o private, che chiaramente prevede una sinergia e una collaborazione sia tra l'azienda che scelta il singolo dipendente, e ha tutta una serie di sue caratteristiche, vincoli e procedure in termini proprio di realizzazione, perché appunto va a toccare anche tutto il tema dell'amministrativo fiscale, che è quello del passaggio per la busta paga. Ma anche qui non mi addentro, perché ci sarà appunto una giornata ad hoc dedicata a questo strumento. Qua, anche qua vedete un po' tutte le caratteristiche e gli aspetti più tecnici legati allo strumento di payroll. Di solito con payroll c'è anche, giusto per fare anche due parole sulle aziende, c'è la possibilità da parte dell'azienda di fare un matching, ovvero di raddoppiare le donazioni raccolte dai dipendenti, e con le aziende un altro strumento un po' strutturato è il cosiddetto marketing, ovvero poter abbinare a un prodotto una raccolta fondi, una donazione, cioè per ogni prodotto venduto una parte accordata in percentuale viene data in donazione all'organizzazione non profit con cui cioè, si è creata la relazione. E l'abbiamo già visto anche la volta scorsa ragionando di pubblici di riferimento e quindi del mercato delle aziende. Questa è la panoramica di tutti i principali strumenti che ci sono a disposizione per l'iniziativa di raccolta fondi, come attiverete in futuro voi o implementerete, insomma, migliorerete quelle che già fate. L'aspetto ora su cui ci concentriamo invece qual è? Il come organizzare e quindi come pianificare i diversi strumenti della raccolta fondi, ma in particolare quindi il passaggio del ho una serie di relazioni, quindi ho ragionato delle mie persone correnti potenziali, quindi ho una serie di target di persone donatori e quindi quale range, quale proposta di donazione faccio loro, attraverso che strumento e come, quindi dato che obiettivo ho per i danni più economici, ho per ciascuna categoria di donatore, quindi come poi tutti insieme concorrono al raggiungimento del mio obiettivo totale, quindi come faccio a tenere insieme tutti i pezzi. È un po' la summa finale dei passaggi della analisi e mappatura delle relazioni, il mio progetto, l'obiettivo, il principio tecnico di Pareto e quindi la differenziazione dei vari strumenti a seconda del donatore, a seconda della persona che ho davanti.
Vi ricordate la legge di Pareto? L'avete vista? Davide? È la base della logica del fundraising, ovvero che molti donatori donano poco ciascuno e pochi donatori donano molto ciascuno. In questa misura, in questa proporzione, in queste percentuali, quindi l'80% dei donatori fa il 20% della mia raccolta fondi e il 20% dei donatori fa l'80% della raccolta fondi. Quindi so che devo avere entrambi le categorie dei donatori per attivare la mia il mio obiettivo. Per arrivare al mio obiettivo devo impegnarmi ad avere molti piccoli donatori e anche pochi donatori che fanno però l'80% del mio obiettivo di raccolta fondi. Questo anche in logica con il primo contatto, quindi la logica dell'acquisizione di nuovi donatori e fidelizzazione, quindi coltivo la relazione e raccolgo donazioni maggiori da un donatore, anche se un'altra delle caratteristiche che abbiamo sempre detto di sulla piramide, non è detto che necessariamente tutti i donatori devono fare tutte le scalette, tutti i passaggi della piramide. C'è anche chi entra, fa una prima donazione e si ferma lì, c'è chi entra, fa una prima donazione, se sollecitato un rinnovo, un aumento, ridona, ma c'è anche chi fa direttamente una grande donazione. Dipende davvero veramente da che tipo di relazioni attivate, tipo di relazioni totalizzate e che legame, da che relazione c'è e quindi da che esperienza fate fare a ciascun donatore di voi e della vostra organizzazione e dei vostri beneficiari, di che obiettivo vi siete dati. Quindi sulla logica della tabella dei range e del principio di Pareto andremo proprio a costruire la segmentazione dei piccoli, medi, grandi donatori con la loro proposta di range e lo strumento a seconda del tipo di persona, che caratteristiche ha, che disponibilità può avere, che tipo di propensione al dono ha, qual è la motivazione, quindi tutta una serie di caratteristiche che avete mappato e delineato in fase di mappatura delle relazioni, dato poi il vostro progetto e quindi un relativo obiettivo economico, farete questa definizione della segmentazione pianificazione delle diverse attività di raccolta fondi e di sollecitazione della donazione. Adesso la vediamo, sostanzialmente adesso qua c'è ancora le fasi di lavoro dello sviluppo della tabella dei reni, quindi dello sviluppo di tutti i passaggi, tutto il processo, del processo che si fa per arrivare a costruire la tabella dei range, che è quello che appunto sostanzialmente avete un po' visto finora, quindi tutta una serie di analisi, prima interna, di quali sono donatori o contatti che sono già presenti all'interno delle organizzazioni, i vostri fornitori, un primo contatto, amici, simpatizzanti, tutto il tema, ruolo del CDA, volontari, quelle sono di solito le relazioni più calde, no? I contatti da cui partire, sono persone che già satellitano intorno all'organizzazione, che già vi conoscono, probabilmente che già si fidano e con le quali iniziare ad andare a fare un primo ragionamento di sollecitazione o di proprio richiesta di donazione, ma anche sollecitazione di ulteriori contatti o relazioni. Quindi di solito si parte dall'interno perché si presuppone che ci sia la relazione più calda e quindi più anche efficacia nella richiesta, ma non è sufficiente. Si fa poi anche un'analisi esterna e quindi una rilevazione, una mappatura delle potenziali relazioni che ancora con cui ancora non siete entrati in contatto e quindi a guida di questa operazione avete i quattro mercati del fundraising, quindi un po' anche tutto
quello che abbiamo visto la volta scorsa, quindi rispetto a questi mercati dati che sono i mercati del fundraising, rispetto al mio contesto, al mio territorio e alla mia attività, alla mia mission, quali sono quelle enti, persone, relazioni che potrebbero essere interessate e coinvolgibili rispetto al mio, alla mia mission, al mio progetto? Come posso fare, perché la domanda che segue è: come posso fare, quali condizioni, quali strumenti devo creare per far sì che si possa creare l'interazione, il coinvolgimento, la partecipazione, quindi che le persone riescano a donare e poter contribuire al nostro progetto. Quindi, prima di arrivare a come quindi devo fare, devo cercare di individuare bene, capire quali possono essere queste persone, perché non sono uguali per tutti, ognuno deve fare proprio un po' questo lavoro di penetrazione, di definizione, di conoscenza, di individuazione delle proprie persone, perché sennò rimane un esercizio tecnico, matematico. Quello che dovremmo cercare di fare appunto è, rispetto alle nostre persone, contesto, il nostro progetto e anche a questo pezzo dopo che vedremo, che risorse, che investimenti ci mettiamo per fare tutta questa attività, qual è la mia tabella di range, qual è la tabella di range della mia organizzazione. Quindi analisi interna, analisi esterna, un progetto che definisca appunto che bisogno risponde, il budget, gli ambiti d'azione, sostanzialmente che cosa mi serve, qual è il buon motivo che fornisco, che posso, cioè che do al mio donatore, al mio interlocutore per attivarsi, e poi la definizione di che cosa chiedo a chi, come e quando. Questo è tutto, sono tutti i passaggi. L'ultimo, vedete, tabella di range e Gantt e budget, anche qui sono poi dopo gli ultimi pezzi che sono come fare una verifica, cioè l'importanza del pianificare, del fare la tabella dei range. Uno è per cambiare da una logica: faccio quello che posso con quello che ho, quindi quello che trovo va bene, va tutto bene, perché tanto se non avessi quello non l'avrei, cioè se tutto quello che viene va bene, perché tanto insomma se non ci fosse sarebbe peggio, perché non avrei neanche quello. Ha una logica del definisco, studio quali sono le mie persone, definisco quali sono i miei obiettivi e mi doto di ciò che serve per raggiungerle. Quindi il tema della pianificazione, primo, serve per questo, della tabella di range. Due, serve per far sì che si passi da un'ottica appunto di pura beneficenza, carità, a una logica più di investimento, reciprocità e cura della relazione nel tempo. Tre, anche perché va proprio vai a fare un lavoro sulla carta di esercizio, di sperimentazione, che ti dà poi la possibilità di verificare alla fine della pianificazione fatta, di aver fatto una pianificazione di senso, cioè è solo attraverso tentativi, prove, rifacimenti anche della tabella che vado a capire se regge o se funziona meno, compreso il Gantt, che è la definizione temporale delle azioni, delle attività di raccolta fondi, e il mio budget dedicato alla raccolta fondi, perché queste attività che io ho pianificato su attività del fundraising prevedono e producono dei costi per realizzarle. Quindi anche in termini di realizzabilità, di fattibilità, il fatto di mettere questi passaggi in fila ci permette anche di verificare se è fattibile, se è sostenibile, se è realizzabile, perché il piano, cioè la pianificazione, si fa apposta per essere anche proprio cambiata, perché è proprio una modalità di poter verificare, prevedere, cercare di ridurre il più possibile anche cioè avvicinarsi il più possibile alla realizzabilità, al successo, no? Quindi è proprio attraverso questi
questa operazione di definizione e verifica che mi avvicino il più possibile alla, al livello ottimale. Qui vedete i passaggi riorganizzati in un altro modo ancora, ma sempre quelli, quindi una prima analisi in termini di mappatura delle relazioni, un'analisi interna, un'analisi esterna, che prevedono proprio appunto quel lavoro di conoscenza e approfondimento della conoscenza delle, no, delle relazioni, delle nostre potenziali relazioni, perché se non ci mettiamo a pensarli, cioè proprio proattivamente, non ci vengono in mente in modo naturale, e soprattutto è proprio fondamentale fare questa operazione di immedesimazione rispetto anche a quello che avevamo visto del collegamento, interesse e disponibilità. Il progetto è importante perché ci permette di andare a lavorare in modo concreto sul buon motivo, su come verranno utilizzate e impiegate le risorse donate, e quindi anche un piano concreto di ingaggio col donatore, proprio nell'ottica di rendere più facile e diretta la donazione possibile. Il fatto di dare, uno dei passaggi fondamentali che abbiamo visto prima all'inizio, una proposta di donazione non è un motivo di tabù, imbarazzo, è proprio invece propedeutico al dare un senso di concretezza, di anche di metodo che c'è dietro, di pensiero, di organizzazione che c'è dietro alle nostre attività come organizzazione, di dare risposte puntuali dei bisogni sociali con una valorizzazione economica di ciò che serve. E quindi avere un punto di partenza concreto, diretto, di ciò che serve, sulla base del quale poi articolare diverse proposte di donazione che concilino donatori diversi e quindi strumenti diversi. E la tabella dei range fa proprio sintesi di questi passaggi. E poi il Gantt e il budget per la definizione delle azioni nell'arco temporale e il budget per i costi. Qui adesso la vedete in piccolo, ma dopo si ingrandisce, cioè è costruito sostanzialmente per gradi. Nella prima parte, quella più rosa rossiccio, vedete che c'è una colonna con la tipologia dei donatori, quindi piccoli donatori, mezzi donatori, grandi donatori, con la quantificazione del numero dei donatori, l'obiettivo di donazione per ciascuna fascia di donazione, cioè il range di donazione prima, quindi la donazione unitaria, scusate, quindi esempio 15.000 donatori da 1 euro, quindi 5 euro, quindi il totale della donazione, il mercato di riferimento, quindi la prima parte riprende la logica e il principio di Pareto dell'80-20 e la divisione tra piccoli, medi e grandi donatori, e la mappatura delle relazioni, perché se io mi sono fatta, cioè se ci facciamo una mappatura delle relazioni, vediamo che le nostre potenziali relazioni a partire sono 50 o sono 5.000, quella parte lì sarà fatta a seconda anche questo peso, no? Questa quantificazione, oltre che qualificazione, ma anche quantificazione delle relazioni di partenza. Poi sul mercato di riferimento. Seconda parte della tabella, che è lo spacchettamento invece del progetto, quindi poi dopo la definizione di quale richiesta e quale strumento per ciascun tipologia di donatore, perché abbiamo donatori diversi, strumenti diversi, giusto? Qua c'è, si vede poco, però la logica è proprio questa, penso quella rilascio. Abbiamo quindi dei piccoli donatori che sono 15.000 da 1 euro e 100 da 10, quindi abbiamo, vedete, 15.100 donatori, tantissimi donatori che donano poco ciascuno, perché donano 16.000 euro in totale. Dei medi donatori che sono 10, 7, 20, che donano 10.000 euro, e
2, 4, 6 grandi donatori che donano invece 8 grandi donatori che donano 30.000 euro ciascuno, in totale 50.000 euro, e quindi la divisione di Pareto a seconda delle mie relazioni. Poi se invece continuiamo in orizzontale, piccoli donatori avrò 15.000 da un euro che ho ingaggiato e coinvolto attraverso la lotteria, avrò 100 da 10 euro che fa 1.000 attraverso la colombe e le uova di Pasqua, quindi lo strumento di una campagna di piazza o piuttosto che di personal fundraiser che si attivano per vendere le colombe a Pasqua. Medi donatori dovrò 10 donatori da 250 euro ciascuno che fanno 2.500 euro, che è contributo a realizzare, a portare un clown in corsia, e lo faccio attraverso una lettera. E la lettera tipo mailing o l'emailing, a seconda se immagino che questi donatori siano più online o più offline. 7 donatori da 500 euro fanno 2.500 e possono essere imprese, persone fisiche o club service, sempre un contributo a realizzazione dello spazio per accogliere i volontari, quindi attraverso una lettera. 3 donatori da 1.000 euro per un totale di 3.000 euro, sempre per il contributo a un metro quadro di ristrutturazione, lo faccio attraverso un incontro. 1.000 euro, donazione più calda, un certo tipo di relazione. Grandi donatori, 2 da 2.000 euro lo faccio attraverso un incontro. 2 da 3.000 euro per un totale di 6.000 euro e lo faccio sempre attraverso un incontro. I mercati qua sono persone fisiche, fondazioni o imprese, e vedete quindi che c'è donatore, proposta di donazione, quale obiettivo per quella fascia di donazione, da che mercato l'ho preso, caratteristiche quindi di relazione, motivazione, richiesta, strumento attraverso il quale lo chiedo, poi in fondo non me l'ho letto, ma c'è uno strumento di comunicazione, quindi tutto ciò che sono materiali, strumenti di comunicazione che mi servono per realizzare la richiesta di donazione. Quindi proprio la logica del differenziare la richiesta e lo strumento a seconda dell'interlocutore e del nostro obiettivo, spacchettandolo in modo più personalizzato e funzionale possibile alla relazione con il donatore e al nostro obiettivo, seguendo però in questo un po' dinamicità e differenziazione del capitale relazionale, seguendo una logica economica, un paletto fermo, un punto di riferimento, questa dinamicità e creatività continua, che è un po' il suo bello, però almeno c'è anche un riferimento più di metodo, che è il principio di Pareto, che ti aiuta a organizzare e strutturare la tua bella dei range e ti guida, no, in questa differenziazione. Poi vedete, appunto, finisco poi così, mi fate delle domande o ritorniamo sopra dei pezzi. Dopodiché il Gantt è mettere in ordine le varie azioni da fare nell'ordine del tempo con il suo responsabile delle attività, e il budget, quindi le voci di spesa e i costi che mi servono per realizzare le attività che ho pianificato. Perché tutti questi strumenti, richieste differenti, determinano tutta una serie di attività di relazione, la scrittura della lettera, l'organizzo della lotteria, l'evento, chi vende i biglietti, delle stazioni, faccio un evento pubblico, per la campagna di Pasqua bisogna trovare le colombe, anche lì chi le vende, c'è tutta una serie di attività che in certi periodi dell'anno vanno anche a sovrapporsi. Quindi l'esigenza di ordinarle per priorità, cronologicamente, definire anche chi fa che cosa. Che certamente non dovreste essere soli nell'organizzazione a fare queste cose. E anche quelli che sono i costi vivi della realizzazione di questa attività di raccolta fondi.
domande, perplessità, considerazioni? Il discorso di voci di costo. Le qua sono ricavi. Prego? Sì, sono ricavi. No, allora non lo so. Non è il quanto raccolgo, ma è quanto mi costa raccogliere quella roba là. No, no, ovvio. Però adesso ho scritto con i donatori. Questo ok. Io mi chiedo perché non è integrato in una sua facciata Excel questi ricavi. Perché è proprio. Perché il mio obiettivo è mettere prima a fuoco che cosa voglio fare per chi. Cioè voglio prima mettere a fuoco chi e per chi e che cosa voglio fare con. Per cosa ho raccolto, come l'ho raccolto, con quali mezzi, ok? Però con gli stessi mezzi, le stesse persone hanno conto di costi. Sì. Io sono 15.000 euro di biglietti a Roma, che costa per fare. Certo. Il tempo passato dalle persone, questa opportunità. Certo. Certo. Però si tiene volutamente separato, poi dopo ce ne si può fare un elemento di sintesi, si fa poi quello che c'è bisogno di fare, che è più funzionale e utile. Però in questa fase di pianificazione specifica delle attività di raccolta fondi, laddove questa metodologia assolutamente è anche nuova, questa parte cioè, viene tenuta separata, dedicata, c'è cioè una sostanziale focus, attenzione, perché c'è un lavoro in più dietro, cioè non è solo una lista di attività per raccoglierle, cioè sistematica di mi servono 10.000 euro, allora le divido 80-20 e ne prendo molti, cioè da 15.000 da una lotteria, 5.000 di contatto diretto, 10.000 a progetto, ma deve esserci tutto un lavoro di, che è proprio fatto apposta da tenerlo separato e non un semplice, no? Fa un business plan. Beh, allora mi sono un misetto. No, non perché sia veloce, ma perché è un'altra, per dire che è un'altra cosa, cioè ha tutta un'altra logica, ha le sue caratteristiche, le sue criticità, difficoltà, eccetera. Sono due cose diverse, però l'idea è che qua si metta a sistema un ragionamento, un pensiero, una logica che sta dietro alla relazione personalizzata di dono e di interazione con i miei donatori. Partendo dal presupposto che li devo conoscere, cioè qualcosa fatto per loro e quindi è imprescindibile fare una tabella dei redditi, una diversificazione delle attività rispetto ad un target ben preciso, quindi sia in termini quantitativi, cioè di numero, che di qualitativi, di tipologia, di relazione di donatore e che progetto obiettivo ho, cioè va a far sì proprio che si vada a fare sintesi e ragionare su questi diversi aspetti che poi dopo generano dei costi. Metterlo tutto in numeri e renderlo una parte. Sì, ma questa è una parte della pianificazione, tutta la parte più descrittiva, qualitativa, relazionale c'è ed è indispensabile ed è fondamentale, solo che il prezzo di oggi è su questo. Il listone è più questo, dove la tabella dei range è l'ultimo insieme al Gantt e al budget, oppure è anche la lista iniziale che vi ho riportato, vi riporto all'inizio della lezione, cioè la logica è che cosa voglio fare, quella che ha seguito anche le mie lezioni, le attività che avete fatto in aula, no? Quindi la strategia e gli obiettivi, cosa voglio fare? Trasformare i bisogni di storia in progetto, la mappatura delle relazioni, quindi i miei interlocutori, i miei potenziali donatori, l'esperienza e poi c'è la sintesi, c'è lo strumento della tabella dei range. Allora, voi quando avete definito le tipologie dei donatori, i potenziali donatori, e avete definito quanto ognuno di questi vi può portare a casa, quella è la tabella dei range. Cioè, a un certo momento dici che l'ex studente che è diventato dirigente dell'azienda, io penso di portarmi a casa 1.000 euro a testa, economica qualsiasi.
questo e ce ne sono 10. Quindi questo mi dà un obiettivo di 10.000 euro da quella tipologia a cui e che attaccherò in un certo modo. Attaccherò con una telefonata piuttosto che con una serie. E questo mi dice quell'obiettivo lì. Quella tipologia di donatori, io sto segmentando il mio mercato, quella tipologia di donatori con cui mi relazionerò in un certo modo, spero che mi portino questi soldi. Il resto si fa questo, cioè mi prendo le varie tipologie di donatori che ho definito, con le persone, con quella roba lì, dico quanti sono, teoricamente, quanti penso di poterli attirare, e quanto ciascuno in media penso che mi porti a casa. Questo mi dà il risultato complessivo che penso di portare, che è un risultato lordo, chiaramente, perché da quel risultato lordo poi dovrò togliere il fatto che devo andare a scrivere una lettera, devo passare 4 ore del mio tempo, devo fare, e questo mi dirà che quei 10.000 euro che porto a casa di quello, in realtà dal punto di vista netto sono 7.000, perché ho 3.000 euro di lavoro per portare a casa quei 10.000 euro. Però il problema qual è? È che invece di sparare nel mucchio, questo lavoro mi serve per sparare mirato. Io ho quel mondo lì che attaccherò in quel modo, a cui farò fare un percorso, la telefonata, l'incontro, l'invito all'evento, vi faccio tutto un percorso che vi porteranno, secondo me, a ottenere quel risultato. Analisi. Questa è un'analisi di mercato con degli obiettivi. Io voglio vendere a quelli lì 100 uova di Pasqua, che costano 1.000 euro l'una, perché l'idea è quella. E allora farò un modo per... E chiaramente non andrò a vendere gli uova di Pasqua 1.000 euro l'uno al disoccupato, perché è difficile che me lo compri. E quindi non mi andrò a proporre quella roba lì, d'accordo? Quindi io mi ho il mio mondo di riferimento, ho stabilito che il mio mondo di riferimento sono gli ex studenti, dico una roba, però questi ex studenti poi li posso classificare in funzione dell'età, in funzione del titolo di studio, in funzione del lavoro che hanno, e ad ognuno posso immaginare cosa voglio andare a chiedere e come voglio andare a chiedere e quale percorso di coinvolgimento li voglio fare affinché effettivamente questo trovi la soddisfazione della donazione e continui a donare nel tempo. Questo è quello che voi dovete fare. A quel potenziale donatore. Tu la devi attribuire. È una previsione. Previsionale viene fatto e lo devi fare e ci provi, fai la previsione e fai la propaganda. Poi un altro tema è quando vai all'incontro invece e non spari la cifra magari diretta, ma gli dai una misura, ci ragioni, ci guardi, ti informi prima e fai spazio. Fortuna che è un altro piano ancora. E allora la devi sparare, cioè la devi prevedere assolutamente. Dopo cambia la tua radinetta, non è scrivere la pietra, ma lo fai apposta, perché se non la fai almeno una prima volta, non vai dopo, non vai oltre. È matematico che il risultato sarà totalmente diverso da questo, ma proprio matematico, al 100%. Però, se questo non ce l'hai, il risultato non ce l'hai per niente. Se tu non hai delle idee ragionevoli perché tu possa ottenere il tuo obiettivo da 50.000 euro, tu il tuo 50.000 euro non ce l'hai mai. Poi, operativamente, succede sempre che tu a quello che pensavi che ti desse i soldi non te li dà, e a quello che ti pensavi che non ti desse niente ti dà una marea. Quello è la vita, è fatta così. Ma se tu non hai già l'idea a chi andare a chiedere, tu perdi. Parti perdendo. Visto che il nostro obiettivo non è perdere, noi facciamo il suo lavoro. Per cui vi mettete lì, immaginate, e dopodiché sbagliate chi se ne frega, farete mille volte dopo, non c'è nessun problema. Però se voi non avete le cose, sapete neanche se sbagliate meno.